Allora, chiudiamo a livello tecnico chiaramente gli interventi di questa mattina con la dottoressa Paradisi. Devo dire, la ringrazio veramente di cuore perché ci lega oltre 20 anni di battaglie comuni sul commercio, e ogni volta che la vedo è sempre un grande piacere. Scusatemi questo, vabbè, è una parola, quindi non m'allargo, no, è una carissima amica, tra l'altro abbiamo sempre lavorato bene. Terminato la dottoressa Paradisi l'intervento, abbiamo un buffet, ripeto, per tutti gli ospiti di prodotti enogastronomici marchigiani, qui tutti siete invitati a fare il vostro assaggio. Grazie, a lei dottoressa. Buongiorno. Allora, dopo questo intervento tutti saranno concentrati sul buffet e non sulle conclusioni del Ministero dello Sviluppo Economico. Innanzitutto vi chiedo scusa, sto un po' giù di voce, ma l'aria condizionata non mi ha aiutato. Allora, io porto innanzitutto a tutti le scuse e i saluti del mio direttore generale, che è il dottor Gianfrancesco Vecchio, e anche il tuo, e per problemi, voglio dire, ovviamente di impegni lavorativi non è riuscito a venire e mi ha mandato, spero, decentemente a sostituirlo. E mi ha mandato perché fondamentalmente io sono il dirigente che segue il commercio da sempre, addirittura dal 1977, e quindi vorrei cercare, perché sono entrata in quella divisione e con i vari riordini del Ministero ha cambiato nome, si sono allargate le competenze, ma il commercio è rimasto sempre mio, quindi diciamo che è un settore che conosco un pochino. E vorrei velocemente, perché non voglio, mi rendo conto che l'ultimo intervento è sempre problematico, vorrei riportare un po', voglio dire, il discorso sul piano tecnico, perché tutto quello che qui abbiamo sentito da parte, diciamo, dei partecipanti è un'ottica, voglio dire, di strategia che io non posso, della quale io non posso farmi direttamente portavoce, ovviamente rappresentando del Ministero il livello tecnico. Probabilmente un ministro o un sottosegretario avrebbe avuto la possibilità di assumere posizioni diverse. Quello che vi posso dire da un punto di vista tecnico è che gli orari sono un problema per il commercio che ripetutamente si pone. Ovviamente il problema più grosso ha sempre, sempre riguardato le aperture domenicali. Noi siamo passati da una disciplina molto rigida fino al 1998 per tipologia di esercizio commerciale, si stabilivano gli orari di apertura e di chiusura, si imponeva la chiusura tra la mattina e il pomeriggio, si stabiliva la mezza giornata di chiusura infrasettimanale, per cui tutti i ferramenta chiudevano il sabato, tutti gli abbigliamenti il giovedì, il lunedì mattina, gli alimentari il mercoledì. Quindi a livello comunale c'era una scelta di determinazione rigida degli orari di apertura. Quando c'è stata la riforma del commercio, e mi riferisco al decreto Bersani, al 114 e al 1998, c'è stata una volontà politica che poi si è tradotta ovviamente in una disciplina che ha voluto affermare un principio fondamentale: l'autodeterminazione dell'orario di apertura da parte dell'esercente commerciale, partendo dal presupposto che il commerciante, perché qui parliamo di commercianti al dettaglio, ma il mondo dei commercianti è molto più vasto,
pasto, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non hanno problemi di obblighi di chiusura, non hanno problemi, si organizzano come vogliono da sempre. Perché? Perché offrono un servizio. Quindi l'atteggiamento, voglio dire, politico, la scelta politica a suo tempo è stata quella di dire: è il commerciante che in relazione alle esigenze della propria clientela organizza il proprio orario. Nel 1998 c'erano paletti precisi: 13 ore nell'arco della giornata, non c'era più obbligo di chiusura tra la mattina e il pomeriggio, l'orario poteva essere continuato, non c'era, rimaneva l'obbligo di chiusura domenicale, salvo le festività e le domeniche del mese, le festività e le domeniche del mese di dicembre e 8 domeniche. Dopodiché, come era stato fatto per tutta la disciplina in materia commerciale, quel decreto consentiva a livello locale e territoriale di arrivare ad ulteriori aggiustamenti. Quell'obbligo di chiusura domenicale non si applicava ai comuni ad economia turistica e alle città d'arte o alle zone dei comuni ad economia turistica e città d'arte, e non si applicava a tutta una serie di attività che venivano escluse, quindi parliamo delle librerie, parliamo delle gastronomie, eccetera. C'era tutta una serie, mi riferisco all'articolo 13 del 114, che non applicava i limiti di rigidità del 114. Che cosa è successo negli anni successivi? Negli anni successivi i comuni ad economia turistica ovviamente erano fuori e avevano tutto l'interesse a restare aperti, perché i commercianti dei comuni ad economia turistica chiedevano la possibilità delle aperture e infatti avevano la deroga. A livello nazionale però moltissimi comuni sono intervenuti addirittura individuando delle zone del loro territorio che interpretavano o catalogavano come zone a vocazione turistica, perché i loro commercianti chiedevano di essere aperti. Non sto parlando del giorno di Natale, del giorno di Pasqua, questi sono giorni secondo me non in discussione, però sto parlando di esigenze che venivano dai medesimi commercianti, le famose associazioni di via. Chi ha avuto a che fare con questa materia sa benissimo che ci sono state moltissime associazioni di via, soprattutto nei centri storici, che chiedevano l'apertura. E come si fa a rivitalizzare un centro storico se non si dà l'opportunità di essere aperto? Questi chiedevano. Quindi era anche un meccanismo contro la desertificazione. Dopo questo periodo, e vado velocissimamente, c'è stato il primo intervento di liberalizzazione, che è stato l'intervento di uno dei decreti ancora del governo Berlusconi, che ha introdotto una lettera all'articolo 3 del decreto legge, adesso è inutile, parliamo del 223, ha introdotto una lettera aggiuntiva dicendo che soltanto dei comuni a vocazione iscritti nell'elenco come comuni turistici negli elenchi tenuti dalla regione e nelle città d'arte, in via sperimentale c'era la piena liberalizzazione. Norma che mi aveva lasciato anche un po' sconcertata, perché in realtà era dal 1998 che l'articolo 12 consentiva la piena liberalizzazione. Anzi, avevo avuto da tecnico l'impressione che in qualche modo si volesse dare un'individuazione dei cosiddetti comuni turistici più rigidi, perché poi quella locuzione faceva pensare alla tassa di soggiorno, per cui o eri negli elenchi o se no aperto non ci stavi. Comunque poi con il decreto Monti, ce lo siamo ripetuto tutta la mattina, c'è stata la liberalizzazione piena. Quella liberalizzazione che noi in qualche modo abbiamo anche ammorbidito con una serie
di pareri interpretativi, nel senso che abbiamo detto che non poteva essere una liberalizzazione selvaggia, perché ci poteva essere da parte degli enti locali, ci potevano essere stati degli interventi a tutela, diciamo contro la così, i cosiddetti problemi che si determinano nei centri storici per la movida, per cui siccome quella norma di piena liberalizzazione si applica agli esercizi di vendita, ma anche agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, noi abbiamo detto che c'era la possibilità per i comuni di dare dei limiti quando c'erano da tutelare interessi che potevano essere la vivibilità di un quartiere, la viabilità, la tutela dei centri storici, dei monumenti. Abbiamo detto che quei medesimi limiti si potevano definire anche nei confronti degli artigiani, perché adesso abbiamo gli artigiani alimentaristi e panettieri che col meccanismo del consumo sorposto sono diventati come piccoli ristoranti. Abbiamo detto che valeva anche per gli ambulanti, perché poteva verificarsi la possibilità di camion bar che si collocavano in determinate zone strategiche e chiedevano la piena liberalizzazione. Quindi voglio dire, noi abbiamo cercato di limitare. Quello che è emerso dalla egregia ricerca che ci è stata presentata è evidente che emerga, nel senso, voglio dire, che è un momento difficile per questo paese. Allora, ovviamente, questa problematica delle aperture si va a sommare con una problematica molto più ampia che rientra, diciamo, nelle esigenze di soluzione di sistema alle quali il rappresentante dell'ACI faceva espressamente riferimento, e che probabilmente non risolviamo solo con un intervento sugli orari. L'ultima cosa che voglio dire in relazione al testo che è in discussione, che è l'attuale testo base che nasce da 3 disegni di legge, quindi parliamo di iniziativa parlamentare, non iniziativa governativa. In quel testo c'è un articolo che individua alcune giornate, credo un massimo di 12, ci stanno lavorando, quindi non so se saranno modificate, la metà delle quali potrebbero essere individuate dai comuni. Il ministro dello sviluppo economico, in una serie di interventi che ha fatto, per esempio, ha fatto riferimento alla possibilità invece che la metà possano essere individuate dall'impresa. Però, voglio dire, da un punto di vista veramente tecnico, la circostanza che vengano individuati alcuni giorni nei quali garantire la chiusura, da un punto di vista veramente tecnico, noi come direzione il nostro parere è stato assolutamente problematico. Qualche perplessità in più da un punto di vista tecnico io ce l'ho sulla parte degli accordi, perché lì c'è un articolo che fa riferimento alla possibilità che con un meccanismo che mi sembra un po' farraginoso, perché quando noi dobbiamo fare gli accordi siamo un paese che litiga, non si è capito? Ecco. Quindi il fatto che poi a livello di accordi si possa arrivare ad ulteriori interventi mi lascia un po' perplessa. La modifica dell'articolo 50, che è il riconoscimento della necessità di intervenire sui mezzi della città, sull'armonizzazione degli orari, non è in discussione per quanto riguarda me da sempre. Ecco, vorremmo che quel principio di autodeterminazione, di libertà di orario, che non è legato tanto, voglio dire, alle ultimissime norme, ma addirittura già dal 1998, non venisse molto intaccato. È un momento difficile questo. Voglio dire, le osservazioni delle associazioni, che sono quelle di dire
non vanno, perché questa liberalizzazione in realtà non ha raggiunto i risultati che voleva raggiungere sulla base di dati che però si fa fatica a scorporare dai dati della crisi, non so come se riesco a spiegarmi sufficientemente, quindi è problematico riuscire a trovare le soluzioni giuste, però ovviamente la direzione è a disposizione per approfondire, e in questo senso ci tengo, assessore, perché noi abbiamo un tavolo tecnico operativo Stato e Regioni che lavora adesso su alcune problematiche che sono quelle della programmazione dei titoli di accesso, ma io ho sempre lavorato apertamente con i colleghi regionali, con i colleghi dell'ANCI, quando abbiamo dovuto fare gli accordi e le intese ci siamo anche scannati, perché ognuno ovviamente ha le sue posizioni, però poi siamo riusciti sempre a portare a casa un risultato condivisibile, no? Quindi vi ringrazio e vi saluto. Allora, chiudiamo la giornata odierna ringraziando tutti i presenti e gli ospiti che sono stati con noi. È stato un dibattito anche abbastanza acceso, fa bene anche questo perché porta a migliorarci. Veramente un grazie di cuore e un invito, perché non solo a mangiare sul terrazzo, ma abbiamo veramente dei prodotti meravigliosi. Segretario, voi tutti ospiti, e con grande piacere bisogna che venite a sentire i nostri prodotti. Grazie mille.